Cari amici bianconeri, ciao da Simone Avsim, bentornati su Mercato Avsim, la mia rubrica in cui parlo del calciomercato della Juventus. È un weekend importante questo per la Juventus, non tanto perché siamo esattamente a 7 giorni dalla disfatta di Cardiff, ma perché c'è praticamente il primo annuncio, anche se non è ancora stato formalizzato dalla società, ma c'è il primo annuncio del primo acquisto per la prossima stagione da parte della Juventus. E stiamo parlando di un giocatore che già avevamo considerato preso praticamente da parte della Juventus in concomitanza con la stessa notizia per quanto riguarda Szczesny da parte della Roma, anche se su Szczesny non c'è ancora l'annuncio, e sto parlando invece per quanto riguarda l'annuncio di acquisto di Patrick Schick, naturalmente. Ne avete sentito parlare, lo avete letto. Patrick Schick è stato associato alla Juventus già da diverso tempo. Era una trattativa praticamente che sarebbe andata sicuramente serenamente in porto, e così è stato. Alla fine c'era stato un momento in cui qualcuno aveva parlato di una formula di prestito con obbligo di riscatto per evitare di pagare la clausola rescissoria, ma non è stato così. La Juventus pagherà la clausola rescissoria alla Sampdoria per un importo totale di 25 milioni. Ai fini contabili questa somma potrebbe scendere, ma solo a fini contabili, nel senso che potrebbe anche andare alla Sampdoria qualche giocatore della Juventus, quindi esserci anche qualche contropartita tecnica che quindi solo da un punto di vista del bilancio farebbe scendere questa somma di 25 milioni. Però parlando di costo effettivo, siamo su questa cifra esatta. La clausola rescissoria di Patrick Schick è un attaccante cieco, come sapete bene, l'abbiamo visto giocare e l'abbiamo applaudito sicuramente nella scorsa stagione di Serie A con la maglia della Sampdoria. Qualcuno gli ha attribuito anche un gol alla Dennis Bergkamp, o meglio, ha segnato un gol che qualcuno ha definito come uno dei gol di Dennis Bergkamp. Tra l'altro, un grandissimo giocatore, Dennis Bergkamp, molto sottovalutato, nel senso che si dimenticano le sue gesta e si parla più di altri quando si nominano i grandi calciatori della storia del calcio. Ma un'altra associazione che riguarda Patrick Schick è molto interessante, ed è quella con Pavel Nedved. Si parla anzi già di una possibile maglia numero 11 lasciata libera da Hernanes a febbraio, come sapete, e quindi ci sarebbe questa associazione tra Schick e Nedved in quanto sono connazionali. Schick però è molto più giovane anche di quanto non fosse Nedved quando è arrivato alla Juventus, perché Schick è del 96. E è un attaccante veramente forte, ma ovviamente con ampi margini di miglioramento. A me piace molto sottolineare il dato della struttura fisica. È alto 1,86 m e pesa circa 73 kg. Quindi, ragazzi, veramente ha una struttura fisica importante, ma ha una snellezza e un'agilità veramente rare. Cioè, giocatori così alti difficilmente sono così, hanno questo peso, quindi il rapporto ci definisce già quali sono le sue caratteristiche atletiche. Ma infatti le abbiamo viste all'opera e ci hanno sicuramente interessato, ci hanno sicuramente entusiasmato. Tra l'altro, è un giocatore che può fare veramente tutti i ruoli d'attacco. Quindi credo che sarà impiegato molto nella prossima stagione da parte della Juventus, anche perché è stato acquistato e rimarrà alla Juventus. Non si parla assolutamente di girarlo in prestito altrove. E sarà impiegato tantissimo, ma quello che a me piace di più pensare è che possa essere la riserva di Dybala, il sostituto di Dybala. Non tanto perché assomiglia a Dybala, perché non somiglia a Dybala appunto come struttura fisica, anche se dal punto di vista tecnico veramente Schick non ha nulla, diciamo, da rimpiangere, se non chiaramente da migliorare perché è giovane. Però più che altro per una questione che Dybala è stato forse più di Higuain il giocatore meno sostituibile della Juventus quest'anno. In realtà anche la stagione precedente, la prima di Dybala, ma quest'anno, la stagione scorsa, veramente è stato impossibile sostituire Dybala, e ogni volta che siamo stati costretti a non mettere Dybala in campo per una qualsiasi ragione, si è dovuto cambiare modulo.
Invece avere chic significa poter far riposare Dybala o poter rimpiegare Dybala in maniera diversa. Quindi stiamo andando da questo punto di vista, la Juventus sta andando nella direzione giusta, cioè quello di arricchire la rosa, innalzare il tasso di qualità dei giocatori non titolari e poi comunque stiamo parlando di un grande colpo perché veramente Patrick Schick potrebbe diventare uno dei giocatori più forti sulla piazza. E a proposito di piazza, mi viene anche in mente che comunque la prossima stagione dovremmo avere Marco Piazza a pieno servizio, a pieno regime, sperando che non subisca altri infortuni. Una piccola notazione in chiusura, perché non ci sono altre notizie importanti per oggi, ed è la prima cessione anche, non solo il primo acquisto, ma la prima cessione della Juventus per la prossima stagione. Ed è una notizia che ci rende tutti abbastanza felici, e cioè è terminato finalmente, o sta per terminare finalmente, il contratto di Paolo De Ceglie. Paolo De Ceglie che è rimasto alla Juventus senza mai giocare per anni, per 2 o 3 stagioni veramente, forse era stato anche in prestito per la verità, però la scorsa stagione è rimasto alla Juventus, fuori rosa praticamente, però comunque a percepire il suo stipendio, invece adesso è finito il contratto, Paolo De Ceglie è svincolato e andrà a giocare, glielo auguriamo, e a trovare una squadra dove possa essere impiegato da titolare, ma sicuramente non sarà la Juventus. Quindi vi saluto, vi auguro una buona domenica, visto che ci troviamo oggi che è domenica, ma parliamo sempre di calciomercato, e vi rimando ad un prossimo video di Mercato Avsim o di quello che sarà, ma comunque se vi iscrivete al mio canale non ne perderete uno, quindi iscrivetevi, lasciatemi i vostri commenti e seguitemi sugli altri social. Su Twitter sono Simone Avsim, su Facebook Simone Avsim Juve e la mia pagina, cliccate mi piace. Sempre Forza Juve!